No, io parto dalla fine. Se, ma mica sta registrando, no? Parto dalla fine, quindi buonissima. È speciale. Una pastiera con la crema pasticcera. No, devo dire chi la prepara. E ora me lo dico. Filomena Cozzolino, l'età non ha importanza se ci si sente giovani. È mamma di Francesca e Mario, ma soprattutto nonna di Siria e Diego. Il suo hobby? Ballare. Cucina sin da quando aveva 11 anni e oggi ci prepara la pastiera con la crema pasticcera. Eccola finalmente dal vivo la nostra telespettatrice Filomena Cozzolino. Grazie davvero per averci aperto le porte della tua cucina e soprattutto grazie per questa ricetta difficilissima che consta di una serie infinita per quanto mi riguarda di passaggi e soprattutto di ingredienti. Allora, Filomena, intanto perché questa pastiera è diversa dalle altre? Perché la faceva la mia mamma e me l'ha trasmessa. Oltre agli ingredienti normali della pastiera, si mette la crema pasticcera. Mia mamma aggiungeva la crema Ok, quindi è pasticcera. un'aggiunta, non è Sì, una sostituzione no, di nulla. assolutamente no, Perfetto. no, Ora, assolutamente diciamo, per ipotesi ci fosse qualcuno che non ce la vuole mettere, vanno bene i dosaggi che vedremo numerose volte durante il corso della trasmissione in no. sovrimpressione Certo. e non ci mettete la crema, però con la crema è speciale. Sì, sicuramente. Allora, io direi che dobbiamo cominciare dagli ingredienti. Io mi sono fatta fare un fogliettino perché le fasi sono diverse. Partiamo dagli ingredienti della pasta frolla, che sono naturalmente la nostra farina, in questo Sì, caso tu hai usato la la pasticceria pasticceria, Caputo. sì. Le Poi avremo ancora, lo uova, dici tu, ok, le sì. uova. Il burro, Sì, lo zucchero e la perfetto. buccia grattugiata di un limone. Questo Ok. per fare la pasta frolla. Che adesso andremo a fare. Sì. Poi ci sono delle preparazioni che tu però suggerisci di. Di fare la sera prima Ok. perché devono essere fredde per Sì, usarle sì. e quindi andiamo a fare la crema pasticcera, dopodiché mettiamo una pellicola e la facciamo raffreddare e la mettiamo in Noi credo frigorifero. che ce l'abbiamo, la vado a prendere Sì, così gliela facciamo vedere ai nostri amici certo. che ci seguono da casa per farvi rendere conto della consistenza, vedete? Cioè è vero che questa adesso è fredda di 24 ore, ma comunque deve essere una bella crema pasticcera. Anche di questo vedete la ricetta in sovrimpressione. Ricordiamola velocemente, Filomena, quella della Certo, crema pasticcera. Abbiamo il latte, latte. tuorli l'uovo, Sì. farina, la Ancora una volta stessa, la farina sì, pasticceria Caputo, ok? sicuramente sì, e poi lo zucchero Sì. e poi la scorza del limone. C'è poi il ripieno. Sì, esattamente. Il ripieno si fa con la ricotta, anch'essa sciolta la sera prima con lo zucchero e poi viene messa in frigorifero perché poi diventa una crema che io già vi ho preparato. Se la Vado, prendi, eccola sì, eccola qua. Ah sì, qui ma e scusami chiaramente sì. Filomena, tu questa come vabbè, lo faremo vedere dopo, come la Sicuramente stemperi, sì, però anche sicuramente sì. questa si vede, è proprio una crema, mi viene voglia di fare così, la rimetto qua. E poi Poi ci vuole il il grano. grano che secondo la ricetta di mia Sì. madre, compriamo quello già precotto, però viene ancora cotto di più Ulteriormente. perché si scioglie meglio Ok. nella cottura e Con latte, viene con messo il a latte. fare con il latte e una noce di burro, Ok. si stempera e poi anche quello vi ho Anche preparato, questo l'abbiamo sì, preparato il eccolo giorno qua, prima perché si deve sì. rassodare e soprattutto deve essere proprio freddo, freddo, se no succede un macello. Esatto. Intanto vi abbiamo accennato a quali sono le tre fasi fondamentali, quindi pasta frolla, crema pasticcera e Impasto. ripieno. Allora, io direi che possiamo partire dalla pasta Pasta frolla, frolla. sì, sicuramente sì. Ok, Ah. allora io ti peso Sì, la 300 farina, grammi di 300 farina. grammi, ecco qua, 300 Ok. grammi di farina.
Più o meno questo è il ruotino di quelli standard, insomma, Da sarà 24, da però 24. aggiungo una cosa: Sì. quando questa pasta frolla dovrà essere messa in frigorifero perché Sì. deve un po' rassodarsi, Certo. diciamo, e quando l'andremo a riprendere magari sarà ancora un po' untuosa. Quindi in quel caso, quando la dobbiamo stendere, ci aggiungiamo dell'altra farina Va bene, in modo questo è un che po' a occhio come sì, a sempre, occhio, perché sì. queste sono ricette di Sì. famiglia. Noi lo diciamo spesso quando andiamo dai nostri amici pasticceri, loro ci tengono molto alla grammatura precisa, alla chimica, vorrei dire quasi, della pasticceria. Quando parliamo con le nostre amiche e siamo nelle nostre cucine, andiamo un po' a sensazione. Quindi ora lo vedremo. Filomena, intanto io ti posso Allora, aiutare in qualche altro sì, modo? se mi Sì. pesi per favore 100 grammi di zucchero. Ok, 100, l'abbiamo messo qui, vero? Sì. Nel barattolone. Ops. Ecco. Ok, Quindi tu fai la fontanina sì. E tradizionale. poi mi serve ancora 100 grammi di burro. Questo era Mettiamolo. da 125 il panetto. Sì. Vedo che il burro è tipo a pomata, quindi non Non, sciolto ma non no, duro. no. Ok. Non duro e neanche liquido, Neanche liquido. chiaramente. Oh. Wow. Che occhio stupendo! 100 grammi? Sì, me Vai! lo Lo poggi qua perché poggio qua, mettiamo prima le vai! due uova al centro. Sì! Filomena, per la Sì. tua Sì, esperienza, questa pasta frolla la possiamo utilizzare anche per fare tante altre cose? Ah! possiamo fare anche una crostata, Ok, oppure biscotti, non sì, so, biscotti è un o po' jolly, diciamo, è sì, la pasta sì! frolla, sì. E adesso andiamo ad impastare. Quindi il burro in un secondo momento. Adesso Ah, lo io ti, aggiungo. sai che faccio perché vedo qui? Ti grattugio un po' di buccia di Sì, limone? grazie. E vuoi prendere tu stesso un piattino? Sì, ora vado. Se gentilmente mi metti anche il burro qui, così. Tutto? Sì. Poi Ok, lo allora. Però schiaccio col calore delle mani, si scioglie. questo è già Sì. bello Ok. morbido. Ecco qua. Basta così, Sì, Filomena? va Sì, benissimo, quindi lo posso grazie. mettere? Sì, se me lo poggi Ok. qua e io lo faccio amalgamare alla pasta. E come vedi già si sta Sì, addensando, non so come addensando, dire. sì. Sì, 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 sì. Ci siamo quasi, ma questa mi sembra di ricordare che tu abbia detto all'inizio che deve riposare sta pasta. Sì, deve essere messa nella carta Quindi in questa trasparente pellicola, e sì. poi viene messa in frigo e deve stare mezz'ora, un'ora, un'oretta. Allora, facciamo la pallina finale in modo tale da. Veramente non si fa più la pallina Ah, si finale. fa più la pallina No, finale. Che gaffe, si ragazze! fa la mattonella La mattonella perché finale. quando la tiriamo fuori poi dal frigo, la Sì. pallina è dura, quindi è difficile da stendere col Ma mattarello. guardate Invece, quanti bei segreti ci sta svelando la nostra amica Filomena. facendo la mattonella, dopo sarà più semplice stenderla. Straordinario, straordinario. Comunque io Ok, voglio dirti una cosa, dimmi. sai che cosa? Che uno dei segreti del successo di questa pasta frolla è sicuramente la farina, ma no, direte voi. E quindi mentre noi ci prepariamo per andare a mettere questa mattonella in frigorifero, io vi lascio in compagnia di Mauro Caputo, che è il responsabile del laboratorio del Mulino Caputo, che ci svela un piccolo segreto. Ciao Serena, buongiorno. So che ti hanno fatto delle domande specifiche e tecniche sulla farina, a partire ad esempio dal significato della forza. E oggi è una buona occasione per spiegare che cos'è la forza della farina. La forza è un parametro diretto che definisce un po' quello che è la quantità e la qualità delle proteine del glutine all'interno della farina. Sappiamo che il glutine è una proteina fondamentale che ci permette di usare la farina di grano tenero per fare manipolazione e lievitazione degli impasti. Quindi che cos'è la forza? È un parametro che indirettamente definisce in che modo manipolare gli impasti e quante ore di lievitazione dobbiamo fare in base alle ricette. Facciamo un esempio pratico. Per fare grissini, crackers, pasta frolle, biscotti,
abbiamo bisogno di una farina debole che leghi giusto l'impasto per una breve lievitazione. Se dobbiamo andare su prodotti come focaccia, pizza, pizza in teglia o napoletana, abbiamo bisogno di più glutine, di più forza e di più elasticità. Useremo quindi una farina di media forza. Arrivando poi al segmento della pasticceria e dei super lievitati, dove abbiamo anche aggiunta di grassi e quindi non solo ricette di acqua, sale, lievito e farina, allora abbiamo bisogno di farine più forti che supportino processi ancora più complessi. Visto quante belle curiosità, nel frattempo la nostra Filomena ha preso la pasta frolla che era stata preparata in precedenza, perché dovete farla riposare diciamo un'oretta, ma ci sta tutta questa oretta mentre si fanno le altre preparazioni. Esatto. E intanto ci spostiamo di qua. Ci fai vedere quindi com'è questa è la ricotta quando la compriamo. Esatto. Alla ricotta si aggiunge il quantitativo di zucchero che vedete. Che avete visto, okay, in sovrimpressione o che vedete in sovrimpressione. Poi andiamo. Non ci vuole altro? No. Niente. Solo ricotta e zucchero? Sì. Ok, come vedete mentre lo lavora, insomma è così, ha una consistenza normale. Invece dopo 24 ore diventa una vera e propria crema. Quindi, allora spostiamo di là. Qua. Ok. Prendiamo che cos'altro? Tutto. Allora, adesso dobbiamo assemblare tutto quanto. Ok. Facciamo prima. Ah, va bene. È più veloce del previsto. Ecco qua. Quindi qua dentro ci mettiamo le uova intere? Sì, sì. Sì. Allora. Poi aggiungiamo la ricotta stemperata. Mm-hmm. La ricotta. Allora, quando raggiunge questa consistenza, metto? Sì, sì. Quindi non passato il grano, ma frullato. Sì, sì. Mi metti la... La crema? Sì, la crema. Ecco, questo è il momento della chicca, che darà quindi un sapore, una delicatezza, una cremosità completamente diversa rispetto, immagino, no? Alla... Sì, sì. Allora, a questo punto io smetto di lavorare, sì, con le fruste per evitare che il grano diventi troppo una papocchia. Una papocchia. Ecco qua. Ok. E vado a lavorare con questo. E che cosa dobbiamo metterci adesso? Dobbiamo mettere 2 bustine di vanillina. Ok. Vado. Sì. Poi prendiamo la frutta candita, 80 grammi per favore. Io ho trovato il sistema, sai? Che per fai? I miei figli. Uh-huh. Dopo che ho assemblato tutto, frullo tutto. Ecco qua. In modo che c'è il sapore, però non... Dai, non incredibile. Sì, infatti... Loro l'adorano la pastina perché io la faccio pastina. Questa è cannella? Questa è la cannella. Allora, anche? La cannella, sì, con un cucchiaio me la metti. Gentilmente. Ah, perché deve essere... Ah, prima il latte, aspetta. Ah, chi si muove? 150 ml di latte. Sì, io ne ho messo un po' di più. 150, quindi mi fermo qui. Ok, vado? Vai. Questo è un altro trucco che non avevo mai sentito. Quindi il latte così, un altro po'. Ok, va bene, va bene. Ok. Poi la cannella. Sì. Ma la puoi anche... Naturalmente. Così. Sì, ma forse tanto sì, perché mica un... Sì. Cioè così, una punta, una... Così? No, un altro po'. Ah, un altro po'? Sì, così? Sì. Ok. Ok. Sapeste che sforzo di non fare l'um? E acqua e di poi, fior d'arancio? 2 cucchiai, mettiamo anche, io ho preso anche quello d'arancia, sì, e anche quello di mille fiori. Possiamo fare un cucchiaio e un cucchiaio. Vabbè, verrà più profumata. Sicuramente. E allora non lo mettiamo il mille fiori. Va bene, metto di meno, dai. Ok. Sennò poi... Purtroppo il...
non hanno messo un dosatore. Infatti. Poi anche questo è tutto molto questione di gusto, perché c'è chi Certo. non ama la cannella, ecco qua. Infatti. Invece io la trovo spettacolare. Allora, poiché Se è caduto, ce lo metto. noi dobbiamo adesso procedere con la fase scoccantissima che mi tocca naturalmente, dell'imburramento e Esatto. Se infarinamento prendi della teglia, la vado. teglia, la Ecco imburri, ci qua. metti la Io la farina. imburro, ci Sì. metto un po' di farina, stendiamo meglio Sì. quella. Nel frattempo, per velocizzare, io vi lascio in compagnia di Lady Barolo, che ci suggerisce un ottimo abbinamento in quanto a vino o liquore, non so bene, con la pastiera. Sentiamo. La pastiera, mamma mia, indubbiamente uno dei miei dolci preferiti. Un dolce ricco e complesso, quindi potremmo abbinarci sicuramente un recioto di soave che porta con sé freschezza, aromaticità di miele d'acacia e di sentori floreali e fruttati. Per chi volesse osare inoltre, può provare un passito Gewürztraminer dell'Alto Adige. Io intanto brindo, bevo questo recioto di soave che è la prima DOCG veneta e auguri. E noi, mentre voi ascoltavate Lady Barolo, ci siamo portati avanti. Scatola di pasta frolla fatta, l'abbiamo messa nel nostro ruotino imburrato e infarinato. Ci abbiamo messo dentro tutto il composto. A un certo punto io credevo che fosse troppo, invece no, c'è No, entrato è giusto. giusto qui. E adesso invece Filomena fa una cosa carinissima e mi stava anche spiegando il Allora, significato di queste striscette. mettiamo le striscette sulla Sì. nostra pastiera e le mettiamo in questo verso. Ne faremo sette di queste strisce E c'è un perché motivo però il c'è un perché. motivo perché ricordano i decumani, le strade dei romani che erano intersecate tra di loro ed erano sette. Quindi Quindi, come buon. cardi, decumani, insomma, la pastiera fin dai tempi forse degli antichi Eh romani. sì. Ora noi completiamo quest'opera d'arte e la mettiamo in forno. E qui ci vorrebbero altri 20 minuti perché ognuno ha il suo forno e la cottura della pastiera, vero Filomena, è È lunga, piuttosto sì. complicata oltre che essere lunga. Diamo però dei punti di riferimento, quale la temperatura e il tipo di forno. Allora, il tipo di forno è statico, all'inizio a 180 gradi, dopodiché dopo un'oretta, un'oretta e 20, si passa a 150 e si lascia cuocere Fino a finché che non diventa bella colorata, colorata. esattamente. Quindi non vi avvilite, perché per alcuni ci vorranno 2 ore, per un altro ci vorrà Un, un'ora e tre. mezza, insomma, per altri tre, dico per dire, ma Certo. insomma va bene così. 180 gradi, forno statico, 7 striscette, non vi sbagliate, 4 in un modo e 3 nell'altro. Noi adesso la mettiamo in forno, ma è inutile dire che cotta ce l'abbiamo già. Da un pacco di farina pasticceria Caputo a questa meravigliosa pastiera napoletana con crema pasticcera preparata per noi da Filomena Cozzolino. Allora, io non vedo l'ora di assaggiarla, Ok. ma la fase finale richiede un attimo di Sì. attenzione perché questo è un trucco che adesso lei ci svela. Allora, sulla pastiera viene messo lo zucchero a velo. Di solito c'è l'abitudine di metterlo su tutta la pastiera, però io ho scoperto negli anni che è meglio non farlo, perché a lungo andare la pastiera è un dolce che si mangia dopo, anche dopo Pasqua, Certo. per cui se va messo su tutta la pastiera fa la muffa. Allora io ho escogitato una Un cosa, escamotage. esatto, ne taglio una fetta. Sì. E quindi mettiamo il tutto su una fetta. Fantastico. Esattamente. Io sono già pronta, con la mia dose di zucchero a velo. Ops. Ecco qua. Fantastico. Il profumo c'è ed è anche molto 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 invitante. C'avevo anche la forchettina, non la trovo più, ma non vi preoccupate, niente paura. Io intanto nel ringraziarti ti voglio anche fare un bellissimo regalo. Questo libro della pizza, è un Grazie. libro
del Molino Caputo, dove alcuni pizzaioli hanno dato dei suggerimenti su come fare la pizza fatta bene in casa. Bene. Ora tu distraiti, vai a leggere questo libro, perché invece io adesso devo assaggiare. Voi, se la volete provare, la dovete solo rifare. Alla prossima!